Questo è Running Simulator, l'unico gioco dove devi correre mille milioni di chilometri. Questa battuta era veramente pessima. Oh, ma sono stanco, sto giocando e lavorando troppo. Ne posso fa, ne posso fa. Bentornati, bentornati quindi qua sulla mia galassia. Anzi, nella mia galassia, io sono Shark e oggi si parla di New World. Ma prima ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale, di iscrivervi al gruppo Facebook di New World Italia e di iscrivervi ovviamente anche al Discord di New World Italia. E basta, iscrizioni finite, iniziamo subito. Questi sono i 5 trucchi, imparati ovviamente sulla mia pellaccia, per iniziare la vostra esperienza di New World al meglio. Chiaramente questi trucchi valgono per chi fa tutto quello che il gioco propone e non si focussa su una determinata cosa come PvP o PvE. Number one. Quando iniziate, raccogliete tutto. Vi servirà, non lasciate carcasse di cinghiali, lupi, piante varie ed eventuali in giro perché dovete correre a fare il livello. Sono risorse regalate ad altri player e sicuramente dovete tornare a fare quelle stesse risorse che avete abbandonato. Number two. Ogni volta quando iniziate la giornata in questo mondo di corridori, le prime tre quest varranno 10 per, quindi vi daranno 10 volte quello che la quest in realtà vi dice, quindi fate le tre quest con la miglior ricompensa che trovate in città. Ovviamente prendendo le quest di fazione, che sono quelle che danno di più, PvE o PvP, in base alla vostra scelta, non ha importanza, ma sono quelle tre che vi daranno il boost migliore per iniziare la giornata. Number 3. Lo so, io lo so. Lo so che quando andate a fare gathering siete quelli che stanno fermi in un punto che aspettano e rispondi una risorsa. Perché ho visto i lemuri tutti attorno a una risorsa e appena spona cercare di premere il più velocemente per farla. Vi ho visto, ne è pieno il mondo. Anche ora, mentre state guardando questo video, c'è qualche lemure che sta lì, come uno stoccafisso ad aspettare che la risorsa respawni. Ecco, non fatelo mai. In ogni posto di gathering ci sono diverse risorse disponibili. Prendiamo per esempio Promontorio del Monarca. A sud della città ci sono i lupi. Nella grotta dei lupi, l'argento e alberi tutto attorno. In pratica, in una sola zona potete alzare 5 diverse cose, 4 di gathering e una in più, ovviamente, le armi per uccidere i lupi. Minate l'argento, nell'attesa uccidete i lupi, li scoiate, fate un albero 2 e ricominciate il giro. Questa cosa è fattibile in tutte le zone di New World. Quindi aguzzate l'ingegno, imparate il timing e fate questa cosa. Vi annoiate molto molto meno. Number 4. Quando prendete le missioni, prendetene tante e tutte assieme. Questo perché è probabile che le missioni che vi vengano date quasi tutte negli stessi posti o nei paraggi. Così farete un giro solo, farete tutte le missioni e le andrete a consegnare. Lo so che è una cosa stupida questa, ma ho dovuto ribadirla più volte in gilda, quindi immagino che molti non ci abbiano mai pensato. E dulcis in fundo, number 5. Le missioni in bacheca non fatele se non strettamente necessarie. Questo per svariati motivi. Primo tra tutti, se non siete della stessa fazione di chi controlla la città, state regalando alla gilda che comanda soldi, risorse e difese il forte. Il secondo motivo è che sono queste veramente stupide, per non dire di peggio, e per 6 monete d'oro è uno spreco totale di sempre, di risorse, di voi stessi, del vostro tempo e del vostro personaggio. Ovviamente tutte queste raccomandazioni sono per chi è di fazioni diverse da quella di appartenenza della città, quindi se la città è, che ne so io, dei cetrioli e voi siete dei preti pervertiti, è inutile che andate a fare le missioni di bacheca, state realmente regalando qualcosa a loro. Chiaro che se invece sono della stessa fazione vostra, queste sono da fare, perché più si fanno, più il tier della città si alza, più si possono craftare cose fighe al suo interno. Quindi sono noiose, sì, ma se sono della vostra fazione, questa cosa non dovete ascoltarla e dovrete assolutamente farle. Bene, io con questo direi di aver concluso. Questo è un videino così, fatto giusto per farvi vedere che sono vivo e sto giocando. Yeee! Quindi aspettatevi i video dopo, soprattutto la fine della beta, per quanto riguarda gli approfondimenti vari ed eventuali. Io spero di esservi stato utile come al solito e GG a tutti quanti.